Ciao a tutti amici, oggi qua in America è il Thanksgiving ed è una cosa molto sentita, le famiglie si riuniscono, mangiano insieme il tacchino, insomma è qualcosa di veramente importante, quasi come un Natale, no? E ovviamente per noi italiani è una cosa un po' quasi sconosciuta, però ovviamente vivendo io qua da un po' di anni ormai mi sono un po' adattata alle caratteristiche del luogo e alle tradizioni, quindi mi sono informata, mi sono adattata e ho cominciato un po' a celebrarlo, no? E niente, l'altro giorno volevo condividere questa cosa perché era una lezione di yoga e l'insegnante parla proprio di questo Thanksgiving e dalla parola giving, no? Che significa dare. E lei diceva: proviamo un po' invece a cambiare la parola giving con receiving, quindi con l'opposto, invece di dare, ricevere, no? Perché appunto tante persone, e io qua mi ci metto in prima linea, sono molto brave a dare, non le costa niente in qualche modo a dare, ma non sono capaci a ricevere, ok? Quindi questo ragionamento mi ha fatto pensare e mi ha fatto riflettere così un po' su di me e probabilmente è una qualcosa che risuonerà anche ad alcuni di voi. E mi sono chiesta proprio perché faccio così fatica a ricevere. Ovviamente ci sono anche delle risposte personali, ma in generale credo che si faccia fatica a ricevere perché abbiamo innanzitutto un'educazione familiare, no? In cui ci insegnano in qualche modo a dare, a condividere, eccetera, eccetera, che è una cosa bellissima, però non ci insegnano a ricevere anche l'aiuto degli altri, a ricevere doni, a ricevere complimenti, no? E quindi non siamo, ci sentiamo in qualche modo quasi a disagio a ricevere qualcosa. E questo mi ha fatto pensare, no? Quindi perché ho questo atteggiamento? Io credo che il fatto di dare agli altri a volte sia proprio quello che vogliamo in realtà ricevere per noi stessi. Diamo amore perché in realtà abbiamo mancanza di amore per noi stessi. Diamo rispetto, ma a volte manchiamo di rispetto a noi stessi. Ok? Quindi questo mi ha fatto molto pensare, no? E in questi giorni sto proprio cercando di fare invece il thanks receiving, sia il ricevere dagli altri, ok? Quindi ricevere aiuto, il ricevere un abbraccio, il ricevere un complimento, il ricevere un consiglio, quindi il chiedere, ecco, perché a volte è proprio difficile quello, il chiedere aiuto, il chiedere un consiglio, quindi mi sto sforzando in qualche modo di chiedere, sia il fatto di farlo per me stessa, quindi mi autodò amore, mi autodò quello di cui ho bisogno. Mi autocomplimento se faccio qualcosa di positivo, no? Cerco di essere meno critica con me stessa, cerco di essere meno rigida. E tutto questo è chiaramente un percorso, è un qualcosa che non c'è facile. Ma che secondo me dobbiamo imparare. Parlo al plurale perché non credo di essere l'unica in questo, diciamo, chiamiamolo problema. Quindi, cari giver, provate
proviamo a ricevere dagli altri e da noi stessi. Quindi autococcoliamoci un po' e facciamoci coccolare in questo giorno del Thanksgiving. Per i giver sarà un giorno di thanks receiving. E fatemi sapere se vi risuona, se in qualche modo vi sentite familiari con questa cosa e aspetto i vostri commenti. Se avete domande, sono qua. Un abbraccio grande e Happy Thanksgiving. Thanks receiving.